Da qualche giorno è attivo presso la Fondazione Giglio di Cefalù un nuovo mammografo digitale di ultimissima generazione, in Sicilia ne esistono pochi, così come questo, che è capace di fare in unica soluzione sia la tomosintesi che la ricostruzione delle immagini tramite combo, ma anche la possibilità di fare la mammografia col mezzo di contrasto, che diventa una valida alternativa alla risonanza magnetica mammaria, soprattutto per le pazienti claustrofobico o per le pazienti obese. I vantaggi di questi mammografi sono legati alla tomosintesi in principal modo, che quindi è la possibilità, ci dà la possibilità di poter visualizzare strato per strato i singoli piani della mammella e poter dissociare le immagini che in sovrapposizione possono creare degli artefatti e quindi inficiare la specificità stessa dell'esame mammografico. Inoltre, la possibilità del mezzo di contrasto, come già detto, ci permette di poter visualizzare non solo la morfologia della lesione, ma anche di poter visualizzare la funzione, la vascolarizzazione della stessa, perché l'impregnazione di mezzo di contrasto testimonia una ricca vascolarizzazione che è molto spesso indicativa di una lesione proliferativa. L'esame di tomosintesi normalmente viene eseguito nell'arco di 1 minuto e mezzo, 2 minuti per singola proiezione, mentre l'esame col mezzo di contrasto prevede una somministrazione del mezzo di contrasto e quindi ha un tempo di circa 10-15 minuti dal punto di vista tecnico. È chiaro che poi gran parte del lavoro viene fatto alla workstation, perché vengono fatte le ricostruzioni, viene fatta un'analisi. Tra l'altro questo mammografo in particolare è anche dotato di CAD e quindi è un valido supporto anche per il radiologo, indicando in maniera appunto digitale, dando un'opportunità al radiologo di non trascurare delle immagini che potrebbero invece essere non riconosciute a prima vista. A breve la Fondazione Giglio si doterà del tavolo per la biopsia sterotassica, che è una procedura ormai irrinunciabile nelle breast unit, dove il trattamento di qualità è riservato principalmente alle lesioni non palpabili o lesioni di piccole dimensioni. Come in questo caso, ad esempio, il trattamento chemioterapico ha documentato, ha ottenuto una risposta completa della lesione tumorale al trattamento chemioterapico, e se non fosse stata per la clip posizionata avremmo avuto difficoltà a operare la zona interessata. Piuttosto che in maniera empirica, quindi legata alla bravura del singolo ecografista che è in grado di trovare la clip posizionata e quindi verificare la corrispondenza esatta dell'ago con l'indagine mammografica, il tavolo della stereotassi ci permetterà di poter centrare in maniera digitale la lesione stessa tramite le tre coordinate spaziali e quindi centrare un ago in maniera corretta, inoculare all'interno dell'ago stesso il radionuclide che darà poi la possibilità al chirurgo di decidere la lesione in maniera precisa, puntuale e nella maniera più limitata possibile. La breast unit in particolare nasce per dare equità di trattamento e accessibilità a tutte le donne, in modo che qualunque donna, indipendentemente dal suo stato sociale, dalla sua condizione economica e dalla sua posizione geografica, possa accedere alle migliori terapie assistenziali per la patologia mammaria. Quindi lo scopo del breast unit è quello di recepire la domanda legata alla presenza di una assistenza, un nodulo, un qualche cosa che è stato visto in mammografia, diagnosticarlo in fase tempestiva e portarla per mano lungo questo percorso alle varie fasi della terapia e del follow up o del monitoraggio appunto clinico. La breast unit della Fondazione tratta annualmente oltre un centinaio di casi e tutti questi casi vengono affrontati dal team multidisciplinare che prevede la collegialità appunto del trattamento, seduto attorno a un tavolo con una cadenza settimanale. Il team multidisciplinare della Fondazione è composto da circa 20 medici, tra anatomopatologo, radiologo, oncologo, medico nucleare, chirurgo, fisiatri, psicologo clinico, e si avvale anche dalla collaborazione dei radioterapisti. La Fondazione ha instaurato la collaborazione, la convenzione con 2 centri di radioterapia esterni, mentre stiamo per definire la convenzione con il centro di genetica molecolare per lo studio delle pazienti a rischio genetico. I numeri della breast unit relativamente al 2020 annoverano circa 3.000 mammografie e altrettante ecografie, oltre 250 procedure interventistiche che hanno poi determinato appunto la scoperta di circa 100-120 casi di tumore mammario che sono stati regolarmente discussi, poi trattati dal team multidisciplinare e che quindi sono attualmente in monitoraggio, in follow up o in terapia presso la nostra fondazione. Grazie all'acquisizione di un nuovo mammografo e della tomosintesi, la Fondazione Giglio e la radiologia del Giglio implementa il suo parco macchine con lo scopo di fornire alla popolazione un sempre miglior servizio, anche grazie alla possibilità di effettuare indagini in formato digitale e con l'ausilio del mezzo di contrasto.
Siamo contenti di presentare oggi il risultato di un lavoro che ci ha portato all'acquisizione sia di professionalità e di tecnologie per questo modello organizzativo attuale, che è quello che tutte le strutture che hanno una certa competitività devono avere per dare una risposta a una delle patologie più frequenti della sfera femminile.